Il dottor Grasler, medico termale, terza parte. Capitolo VII. Già la mattina del giorno dopo, sotto una pioggia sottile e malinconica, il dottor Grasler si recò, contro voglia e quasi per dovere, alla casa di cura, facendosi accompagnare per la terza volta attraverso i locali. Oggi però dovette accontentarsi di avere come guida un giovanissimo medico subalterno, la cui cortesia troppo zelante non era tanto rivolta al collega più anziano, quanto al probabile futuro direttore. Il giovane medico non perdeva occasione per mettere in mostra la sua dimestichezza con i più moderni sistemi terapeutici, per la cui attuazione mancava purtroppo qualsiasi possibilità. Al dottor Grasler tutto l'edificio sembrò ancora più trascurato, il giardino ancora più trasandato del giorno prima, e quando finalmente sedette nell'ufficio di Sadorno di fronte al proprietario, che stava consumando la prima colazione fra fatture e fogli vari, dichiarò di doversi riservare una decisione fino al suo ritorno dalla sua città natale, cioè fra circa 3 settimane. Il proprietario accolse quella proposta con la consueta indifferenza e osservò solo che era ovvio che egli, dal canto suo, non si riteneva vincolato. Grasler non obiettò nulla e si sentì addirittura liberato quando fu di nuovo in strada e si avviò poi con l'ombrello aperto verso la cittadina. Pesanti gocce di pioggia colavano dagli orli dell'ombrello intorno a lui e tutte le colline erano avvolte in una fitta nebbia. Inoltre si era fatto così freddo che cominciarono a gelarglisi le dita ed egli, reggendo con difficoltà l'ombrello, dovette infilarsi i guanti. Grasler scosse scontento la testa. Era infatti molto problematico se si sarebbe comunque potuto abituare a trascorrere il tardo autunno e l'inverno invece che nel sud, nella zona cosiddetta, a torto, temperata, e quasi desiderò di poter la sera stessa comunicare a Sabine che il sanatorio gli era stato portato via, per così dire sotto il naso, da un compratore più lesto ma per la verità non invidiabile. A casa trovò una lettera. La grafia dell'indirizzo era quella di Sabine. Sentì che a un tratto il cuore gli si arrestava. Che aveva mai da scrivergli? Poteva trattarsi solo di una cosa. Lo pregava di non andare più da lei. Quel baciamano di ieri, se n'era accorto subito, aveva rovinato tutto. Gesti simili non gli si addicevano. Doveva essere stato incredibilmente ridicolo in quell'attimo. La busta a un tratto era aperta. Grasler stesso non sapeva come. E lesse: «Caro amico, mi ha certo permesso di chiamarla così, non è vero? Stasera lei verrà di nuovo da noi, ed è bene che abbia letto prima questa lettera. Poiché se non le scrivo, chissà se stasera non si terrà lontano da me, proprio come ha fatto tutte le sere i giorni passati, e infine partirebbe senza aver detto nulla, credendo anche di aver agito in modo giusto e saggio. Così non mi resta altro che parlare io stessa, o meglio, poiché non avrei certo il coraggio di farlo, scriverle ciò che mi pesa sulla coscienza. Dunque, caro dottor Grasler, mio caro amico dottor Grasler, ora glielo scrivo e lei lo leggerà, e forse si rallegrerà anche un poco. Spero comunque che non troverà questa mia decisione poco femminile. Dal canto mio, sento che posso permettermi di scriverle. Non ho nulla, proprio nulla in contrario a diventare sua moglie, qualora lei volesse chiedermelo. Bene, ecco tutto, nero su bianco. Sì, ho il piacere di diventare sua moglie, poiché provo una così profonda, cordiale amicizia per lei come non ho mai provato per nessuna persona da me finora conosciuta. Certo, non si tratta di amore, non ancora, ma è sicuramente qualcosa di molto vicino all'amore e potrebbe diventarlo in seguito. Nei giorni scorsi, quando lei parlava di partenza, mi sentivo davvero molto strana, ed è stato bellissimo quando lei stasera mi ha baciato la mano. Poi, quando si è allontanato, inghiottito dal buio, mi è sembrato ad un tratto che fosse tutto finito, e ho avuto davvero paura che lei non volesse mai più tornare da noi. Comunque, questa paura è naturalmente già passata. Sono pensieri notturni, non è vero? So che lei ritornerà già domani sera, e so anche che lei mi vuole bene, proprio come io a lei. Sentimenti simili non c'è davvero bisogno di manifestarli a parole. Talvolta però mi sembra che lei soffra di una certa mancanza di fiducia in se stesso. Non è così? Io ho anche riflettuto su cosa l'abbia potuta provocare. E credo che derivi dal fatto che lei non ha ancora messo radici in nessun posto e non ha in realtà, nell'arco della sua vita, avuto ancora tempo di attendere che qualcuno si unisse a lei con tutto il cuore. Sì, questa può certo essere la causa. Ma forse c'è ancora qualcos'altro che la rende titubante. Certo, mi riesce un po' difficile scriverglielo, ma una volta che ho iniziato non posso più fermarmi a metà strada. Dunque, lei sa bene, caro amico, che ho già avuto una volta un fidanzato. Sono trascorsi ormai 4 anni. Era un medico come lei, mio padre gliene ha forse già accennato. Io l'ho amato molto e ho provato un gran dolore quando l'ho perduto. Era così giovane, 28 anni. Allora pensai che ormai tutto fosse finito per sempre. Sono i pensieri che vengono appunto in giorni simili.
A proposito, devo confessare per il rispetto della verità che quello non fu il mio primo amore. Precedentemente avevo spasimato per un cantante. Fu all'epoca in cui mio padre voleva, con le migliori intenzioni, costringermi a intraprendere una carriera per la quale non ero affatto tagliata. E questa è poi l'esperienza più passionale che io abbia vissuto. Vissuto proprio non direi, certo però ho sentito. Ed è finita in modo abbastanza stupido. Lui credeva infatti di avere a che fare con una di quelle creature che era solito incontrare nel suo ambiente, e si comportava di conseguenza, perciò tutto finì. Ma la cosa singolare è che ancora oggi penso a quell'uomo molto più spesso che al mio fidanzato, che pure mi fu così caro e col quale sono stata fidanzata 6 mesi. Bene, e ora avviene ciò che è più difficile dire. Sa infatti cosa penso, caro dottor Grassler? Che lei abbia dei sospetti infondati, e questo è ciò che la rende titubante. Il che è certo allo stesso tempo una prova della sua propensione nei miei riguardi, ma anche, mi scuserà se lo dico, un tantino segno di pedanteria o di vanità. Sì, lo so bene, una abbastanza diffusa vanità e pedanteria maschile. Io però le dico che la cosa non deve preoccuparla ulteriormente. Devo forse essere più esplicita? Dunque, mio caro amico, non ho da farle nessuna confessione. È stata comunque a ripensarci una curiosa relazione. Io non credo che in 6 mesi egli mi abbia baciata più di 10 volte. Che cosa non si scrive mai nella notte a un buon amico, soprattutto quando si pensa di non dover spedire affatto la lettera. Comunque la lettera non avrebbe alcun senso se non scrivessi tutto ciò che mi passa appunto per la testa. Eppure come m'era caro. Forse proprio perché era così serio, così malinconico. Egli faceva parte di quei medici, ce ne sono solo pochi di quella specie, che soffrono anche loro per tutta la miseria che sono costretti a vedere. Perciò la vita era per lui terribilmente difficile, dove avrebbe dovuto trovare il coraggio per essere felice. Certo, io glielo avrei insegnato col tempo. Mi sentivo ben in grado di farlo. Ma era destino che le cose andassero diversamente. Le mostrerò la sua foto, che naturalmente conservo. Quella dell'altro, del cantante, non ce l'ho più. Non l'avevo avuta da lui, ma comprata in un negozio di oggetti d'arte, prima ancora di conoscerlo di persona. Cosa mai le racconterò ancora? È mezzanotte passata. Sono sempre seduta al mio tavolo e non ho alcuna voglia di smettere. A proposito, sento che papà al piano di sotto continua ad andare su e giù. Ha di nuovo delle notti così agitate. Negli ultimi tempi non ci siamo presi molta cura di lui, noi due intendo, caro dottore. Bene, anche questo dovrà cambiare di nuovo. Sì, e ora voglio subito aggiungere qualcosa, poiché me ne ricordo proprio ora. Deve prenderla così com'è. Riguardo al sanatorio, papà ritiene di essere a sua disposizione qualora lei non riesca a mettere senz'altro insieme la somma necessaria. Penso che sarebbe comunque pronto ad offrire la sua compartecipazione finanziaria. E poiché siamo in argomento, e se lei intende presso poco il contenuto di questa lettera, dal canto mio cerco di non renderglielo troppo difficile, allora può risparmiarsi le inserzioni e anche i viaggi, poiché come amministratrice mi offro io e sono convinta di poterlo fare. E non sarebbe davvero carino, caro dottor Grassler, se noi due lavorassimo insieme nella casa di cura come compagni? Stavo quasi per dire colleghi. Infatti il sanatorio, glielo confesso, mi piace già da molto. Da prima ancora che mi piacesse il suo futuro direttore. La posizione e il parco sono meravigliosi. È un vero peccato che il dottor Frank abbia lasciato andare tutto così in malora. E poi è stato anche un errore accogliere negli ultimi tempi ogni specie di malati che lì non potevano essere curati. Credo che si dovrebbe attrezzare di nuovo la clinica solo per malati di nervi, escluse si intende le vere turbe psichiche. Ma dove voglio ancora arrivare? C'è tempo per questo, almeno fino a domani in ogni caso, anche se per il resto non dovessimo intenderci del tutto. Il suo periodo di viaggi potrebbe comunque utilizzarlo per propagandare la casa di cura a Berlino e in altre grandi città. A proposito, anch'io conosco alcuni professori berlinesi dall'epoca in cui facevo l'infermiera. Forse essi si ricordano ancora di me. Beh, ora la vedo proprio sorridere, io però non posso impedirlo. Una lettera del genere non è poi così usuale, lo so bene. I maligni potrebbero pensare a qualcosa come «gli si getta al collo» o cose simili. Ma lei non è maligno ed ha alla lettera il suo significato reale. Io le voglio bene, amico mio, non proprio come accade nei romanzi, ma con tutto il cuore. Un po' forse anche perché mi dispiace che lei vada così in giro per il mondo da solo. È davvero assai probabile che non avrei mai scritto questa lettera se vivesse ancora la sua buona sorella. Lei era buona, lo so, e forse le voglio anche bene perché la stimo come medico. Sì, proprio così. È vero che a volte la si può trovare un po' freddo, ma questo è solo il suo modo di comportarsi esteriore. Nell'intimo lei è con certezza buono e simpatico. La cosa essenziale è poi che sia subito fiducia in lei.
Così è stato infatti anche con mamma e papà. Allora è anche iniziata tutta la storia, mio caro dottor Grasler. Quando domani lei verrà, non voglio complicarle le cose, dovrà solo sorridere o baciarmi di nuovo la mano, come stasera al congedo. Allora io capirò. Se poi la sua decisione dovesse essere diversa da quella che immagino, allora me lo comunichi senza mezzi termini. Lo può fare tranquillamente. In tal caso le darò la mano e penserò che belle ore ha trascorso quest'estate. Non c'è bisogno di essere immodesti per voler diventare la moglie del dottore o addirittura del direttore, cosa che oltretutto non mi interessa davvero molto. E mi stia bene a sentire, anche se lei l'anno prossimo porterà con sé un'altra moglie, qualche bella straniera di Lanzarote, un'americana o un'australiana, autentica però, resta in ogni caso fermo che io sorveglierò i lavori di restauro del sanatorio qualora lei ne concluda l'acquisto, poiché le due cose sono in fondo totalmente diverse fra loro. Ma ora credo davvero che basti. Sono molto curiosa. Le manderò la lettera domattina. Lei che ne pensa? Per ora, addio. Arrivederci. Io le voglio bene e resto comunque vadano le cose la sua amica Sabine. Il dottor Grasler restò a lungo seduto a leggersi la lettera. La lesse una seconda e una terza volta, senza tuttavia rendersi bene conto se il contenuto gli procurasse felicità o tristezza. Una cosa era chiara. Sabine era pronta a diventare sua moglie. Gli si gettava addirittura al collo, come scriveva lei stessa. Allo stesso tempo ammetteva però che non era amore ciò che provava per lui. Inoltre lei lo vedeva con occhio troppo perspicace, si poteva ben dire critico. Si era giustamente accorta che lui era pedante, vanitoso, freddo, indeciso, tutte caratteristiche che non negava certo di possedere, ma delle quali Sabine si sarebbe appena accorta e avrebbe a stento menzionato se egli avesse avuto 10-15 anni di meno. E si chiese subito: se già da lontano non le erano sfuggiti tutti i suoi difetti, e già nella lettera non dimenticava di sottolinearli, come sarebbe andata in seguito, nella vicinanza quotidiana che di certo le avrebbe rivelato ancora altre sue mancanze? Bisognava controllarsi a dovere per affermarsi, stare sempre allerta, fare per così dire la commedia, cosa che alla sua età non era certo particolarmente facile. Anzi, era quasi così difficile quanto poteva essere appunto il trasformarsi da scapolone stizzoso, pedante, amante delle comodità, in giovane marito galante e cortese. Nei primi tempi, certo, non ci sarebbero state difficoltà, poiché lei aveva davvero molta simpatia per lui, e persino, non lo si poteva in fondo esprimere diversamente, una specie di tenerezza materna. Ma quanto sarebbe durata? Non molto. In nessun caso, non oltre l'apparizione di un nuovo cantante demoniaco o di un malinconico giovane medico o di una qualsiasi altra seducente figura maschile che si sarebbe conquistato i favori della giovane donna tanto più facilmente in quanto lei era divenuta nel frattempo col matrimonio più matura ed esperta. L'orologio da parete scoccò 1:30. L'ora abituale del pasto era trascorsa da un pezzo, il che gli dispiacque. Cosciente con rabbiosa caparbietà della propria pedanteria, il dottor Grasler si avviò verso il ristorante. Al tavolo degli abitué trovò l'impresario edile e un signore dell'amministrazione comunale, seduti nel loro angolo a bere il caffè e a fumare. Il consigliere comunale fece un cenno d'intesa col capo al dottore e lo accolse con le parole: «Allora possiamo congratularci con lei, come sento?» «Come?» chiese il dottor Grasler quasi spaventato. «Non ha comprato il sanatorio del dottor Frank?» Tranquillizzato, Grasler tirò un sospiro di sollievo. «Comprato?» ripeté. «Neanche a parlarne, tutto dipende ancora da una serie di cose. L'edificio è in condizioni orribili, bisogna addirittura rifarlo ex novo. E il nostro amico lì», egli studiava la lista delle vivande e accennò di sfuggita all'impresario edile, «se ne vien fuori con certi prezzi». L'impresario edile protestò vivacemente. Egli non voleva guadagnarci davvero nulla. Quanto poi ai cosiddetti danni, si potevano senz'altro eliminare facilmente se si affidavano subito i lavori. Il sanatorio sarebbe stato là, scintillante e come nuovo, entro il 15 di maggio. Il dottor Grasler scrollò le spalle e non mancò di far notare che ieri l'impresario aveva parlato del 1° maggio come termine ultimo. Del resto si sapeva bene come andavano a finire questo tipo di lavori. Termini di consegna e costi non venivano mai rispettati. Lui dal canto suo non si sentiva più abbastanza in gamba per potersi impegolare in faccende del genere. Anche il proprietario chiedeva una somma assurda e... «Chissà», egli aggiunse, certo in tono scherzoso, «che lei, mio caro impresario, non faccia comunella con lui». L'impresario edile montò su tutte le furie. Il consigliere comunale cercò di calmarlo. Il dottor Grasler si mostrò conciliante. Ciò nonostante non si ristabilì un buon accordo e ben presto l'impresario e il consigliere comunale, dopo un freddo congedo, lasciarono il dottor Grasler seduto al suo tavolo, solo e scontento di sé.
Egli non toccò più l'ultima portata e si affrettò a tornare a casa, dove l'attendeva un paziente che, prima di partire, desiderava avere delle indicazioni per l'inverno. Il dottore le diede distratto, impaziente, prese il suo onorario con un certo rimorso e avvertì un sordo rancore non solo contro di sé, ma anche contro Sabine, che nella sua lettera non aveva mancato di rinfacciargli indifferenza nei riguardi dei malati. Poi andò sul balcone, si accese di nuovo il sigaro ormai spento e guardò il misero giardinetto dove, nonostante il tempo incerto, la sua padrona di casa sedeva come ogni giorno a quest'ora su una panchina bianca a sferruzzare con accanto il cestino da lavoro. Ancora 2 o 3 anni prima l'attempata signora aveva messo gli occhi su di lui, o almeno l'aveva sempre detto Friederike, che riteneva il fratello continuamente assediato da ragazze e vedove vogliose di sposarsi. Per fortuna non si era mai giunti a tal punto. Egli era uno scapolone nato, era stato tutta la vita un originale, egoista e filisteo, e di ciò s'era ben accorta anche Sabine, come traspariva con plausibile chiarezza dalla lettera, anche se lei, per diversi motivi, fra cui il cosiddetto amore giocava però un ruolo minimo, affermava di gettarglisi al collo. Certo, se l'avesse fatto davvero, allora la faccenda avrebbe avuto un altro aspetto. Ma quel pezzo di carta spiegazzato che teneva nella tasca della giacca, tutto era fuorché una lettera d'amore. Fu annunciato l'arrivo della carrozza, ordinata come ogni sera per andare alla casa del guardaboschi. Al dottor Grassler balzò il cuore in petto. In quell'attimo non poté nascondersi che aveva da fare una sola cosa: correre da Sabine, prenderle ringraziando teneramente quelle mani che lei gli porgeva con tale fervore e senza riserve, e chiedere la mano di quella graziosa creatura, anche se sussisteva il pericolo che gli fossero riservati solo pochi anni o addirittura pochi mesi di felicità. Ma invece di precipitarsi giù per le scale, restò immobile al suo posto. Aveva la sensazione di dover prima chiarire qualcosa definitivamente e non riusciva a ricordarsi cosa potesse essere. A un tratto gli sovvenne. Doveva rileggere la lettera di Sabine. La prese dal taschino della giacca e si recò nel suo silenzioso ambulatorio per abbandonarsi ancora una volta in completa tranquillità alle parole di Sabine. E lesse. Lesse lentamente, con grande concentrazione, e sentì che il suo animo si irrigidiva sempre più. Tutto ciò che era leggiadro e intimo gli sembrava freddo o addirittura beffardo, e quando giunse al punto in cui Sabine ricordava di sfuggita la sua ritrosia, la sua vanità e la sua pedanteria, ebbe la sensazione che lei ripetesse di proposito ciò che già stamane gli aveva rimproverato fino alla noia, e oltretutto ingiustamente. Come poteva venirle mai in mente di chiamarlo pedante, filisteo? Lui, che era stato senz'altro pronto a perdonarle persino e quanto volentieri un vero e proprio passo falso. E lei non solo non se ne accorgeva affatto, ma presumeva addirittura che lui avesse esitato proprio per quel motivo. Così poco lo conosceva. Sì, era proprio così. Lei non lo capiva. E da quel momento in poi, tutto l'enigma della sua esistenza gli sembrò all'improvviso come illuminato da nuova luce. Poiché ora gli fu chiaro che nessuno, uomo o donna che fosse, lo aveva mai capito davvero. Non lo avevano capito i suoi genitori e la sorella, e tantomeno i colleghi e i pazienti. La sua riservatezza passava per freddezza, il suo senso dell'ordine per pedanteria, la sua serietà per aridità. E così, per mancanza di espansività e di brio, era stato predestinato a trascorrere la vita in solitudine. E proprio perché egli era fatto in quel modo e non diversamente, e aveva inoltre molti anni più di Sabine, proprio perciò non poteva, non gli era permesso accettare la felicità che lei era pronta o si riteneva pronta ad offrirgli e che forse non sarebbe stata affatto felicità. Prese in fretta un foglio di carta da lettere e cominciò a scriverle. «Cara signorina Sabine, la sua lettera mi ha commosso. Come potrà ringraziarla un uomo solitario e vecchio come me?» «Ah, che sciocchezze!» pensò, strappò il foglio e cominciò di nuovo. «Mia cara amica Sabine, ho letto la sua lettera, la sua bella, benevola lettera, che mi ha profondamente commosso. Come potrò mai ringraziarla? Lei mi fa intravedere come possibile una felicità che avrei osato appena sognare, e perciò, me lo lasci dire subito, non oso neanche accettarla. Voglio dire, non oso accettarla subito. Mi lasci alcuni giorni per riflettere, lasci che mi renda conto della mia felicità, e anche lei, Sabine, amica cara, si chieda ancora una volta se vuole davvero e realmente affidare la sua graziosa gioventù a un uomo maturo. È forse un bene che io debba recarmi per alcuni giorni nella mia città natale, come del resto lei già sa. Ora penso di anticipare il mio viaggio di alcuni giorni, e invece di partire giovedì preferisco farlo già domattina presto. Non ci vedremo così per circa 2 settimane, e in questo arco di tempo dovrà decidersi tutto, in lei e in me. Purtroppo non mi è concesso, cara signorina Sabine, di scrivere così bene come lei. Se potesse però leggere nel mio cuore, so bene che lei non mi fraintenderà. Penso che sia meglio che oggi io non venga alla casa del guardaboschi.
Preferisco prendere momentaneo congedo da lei con questa lettera. Allo stesso tempo le chiedo di poterle scrivere e la prego di fare lo stesso con me. Il mio indirizzo è Am Burggraben 17. Come sa, ho anche intenzione di parlare col mio vecchio amico, l'avvocato Böhlinger, in merito all'acquisto del sanatorio. Di conseguenza mi privo per oggi della possibilità di accettare la benevola offerta del suo stimato padre, ma vorrei per il momento esprimere i miei più sinceri ringraziamenti. Tra l'altro converrà forse consultare, oltre il locale impresario edile, nei cui confronti non ho si intende nulla da ridire, anche un architetto non del posto. Ma di tutto parleremo a tempo opportuno. E ora, cara amica Sabine, stia bene. Mi saluti i suoi genitori e la prego di comunicare loro che un telegramma urgente del mio avvocato ha anticipato la mia partenza di alcuni giorni. Arrivederci fra 2 settimane, dunque. Vorrei ritrovare tutto come l'ho lasciato. Con quale impazienza attenderò a casa la sua risposta. Non aggiungo altro. La ringrazio e bacio le sue care mani. Arrivederci. A felicemente rivederci. Il suo amico dottor Grassler. Egli ripiegò il foglio. Talvolta mentre scriveva si era sentiti gli occhi umidi a causa di una vaga commozione per sé e anche per Sabine. Ma ora che una temporanea decisione era stata presa, chiuse la lettera calmo e con gli occhi asciutti e la diede al cocchiere che l'avrebbe consegnata di persona alla casa del guardaboschi. Guardò per un po' dalla finestra la carrozza che si allontanava. Stava quasi per richiamare il cocchiere, ma la parola gli morì sulle labbra e ben presto la carrozza scomparve alla vista. Fece allora i preparativi per l'affrettata partenza. Aveva tante cose da ordinare e sbrigare che sulle prime non poté pensare ad altro. Più tardi, però, quando gli sovvenne che Sabine doveva già avere fra le mani la sua lettera, provò un vero e proprio dolore fisico al cuore. Adesso aspettava, chissà che non giungesse una risposta. E se lei si mettesse senz'altro in carrozza e venisse a prendere l'esitante fidanzato? Sì, allora sì che avrebbe potuto dire di gettarglisi al collo. Ma il suo amore non era abbastanza intenso per superare quella prova. Lei non venne e non giunse neppure una lettera. Molto più tardi, sull'imbrunire, egli vide dalla finestra la carrozza che passava con un passeggero sconosciuto. Grassler ebbe un sonno molto agitato quella notte, e la mattina, infreddolito e scontento, si recò alla stazione, mentre una pioggia fastidiosa scrosciava sul mantice di caucciù della carrozza aperta. Capitolo ottavo. Una piacevole sorpresa attendeva il dottor Grassler nella sua città natale. Sebbene avesse annunciato il suo arrivo soltanto all'ultima ora, trovò l'appartamento non solo ordinatissimo, ma anche sistemato con molto più garbo di quando l'aveva lasciato l'anno precedente. Allora si ricordò che lo scorso autunno Friederike vi si era trattenuta alcuni giorni da sola e, come gli aveva poi raccontato, aveva acquistato diverse suppellettili nuove e affidato a dei bravi artigiani incarichi per la cui esecuzione era stata, ancora durante i mesi invernali, in corrispondenza con l'amico Böhlinger. E quando Grassler girò una seconda volta per l'appartamento ed entrò nella stanza della defunta sorella che dava sul cortile, tirò un leggero sospiro, un po' per riguardo alla donna, la moglie di un tipografo che da anni si prendeva cura dell'appartamento e in quel momento l'accompagnava attraverso le stanze, ma anche per sentito cordoglio al ricordo della cara estinta, a cui il destino non aveva più concesso di rivedere la familiare stanza col nuovo gradevole arredamento e con la luce elettrica. Il dottor Grassler disfece le valigie. Passeggiò su e giù per le stanze, prese alcuni libri dalla biblioteca per rimetterli poi di nuovo a posto senza averli letti. Guardò giù nella via stretta e poco illuminata nel cui selciato umido si rispecchiava il fanale all'angolo della strada. Si sedette nella vecchia poltrona della scrivania ancora ereditata dal padre, lesse il giornale e si sentì con doloroso stupore così lontano da Sabine come se non solo si frapponessero fra loro molte centinaia di chilometri, ma come se anche la lettera con cui lei aveva chiesto di sposarlo e che lo aveva costretto alla fuga gli fosse giunta non ieri ma da molte settimane. Quando la riprese in mano, essa sembrò emanare un profumo forte e inquietante e per il preoccupato timore di doverla rileggere la chiuse in un tiretto. La mattina successiva egli si chiese come dovesse trascorrere quel giorno e quelli successivi. Da tempo si sentiva come un estraneo nella sua città natale. La maggior parte degli amici erano morti, i rapporti con quei pochi rimasti si erano a poco allentati e sciolti. Solo sua sorella aveva sempre utilizzato la sua momentanea presenza in città per far visita ad alcune vecchissime persone che appartenevano alla cerchia di conoscenti dei genitori da tempo scomparsi. Così a Grassler, quando era a casa, non restava altro che intrattenersi col suo vecchio amico, l'avvocato Böhlinger, cosa che tuttavia non gli sembrò affatto urgente. Dopo aver lasciato l'appartamento, egli fece dapprima un piccolo giro in città, come al solito quando rientrava per un breve soggiorno dopo una lunga assenza. Durante tali passeggiate soleva sempre manifestarsi in lui una certa quasi benefica commozione.
Oggi però, sotto un cielo plumbeo e gravido di pioggia, essa rimase del tutto assente. Passò così senza moti interiori davanti alla vecchia casa dalla cui finestra ad angolo alta e stretta l'amante degli anni verdi aveva lanciato furtivi cenni di saluto e sorrisi al liceale che andava e tornava da scuola. Nel parco autunnale lo lasciò indifferente il gorgoglio della fontana che aveva visto lentamente costruire nell'antico fossato cittadino. E quando, uscendo dal cortile del municipio antico e famoso, scorse all'angolo della viuzza stretta e nascosta la vecchissima, quasi cadente casetta dietro le cui finestre semicieche, contrassegnate chiaramente da tendine rosse, aveva vissuto la sua prima squallida avventura seguita da settimane di paura, ebbe allora la sensazione che da tutta la sua fanciullezza si sollevassero dei veli laceri e impolverati. La prima persona a cui rivolse la parola fu il tabaccaio dalla barba bianca nel negozio dove si riforniva di sigari. Quando questi gli fece in modo alquanto verboso le condoglianze per la morte della sorella, Grassler non sapeva quasi cosa rispondere e temette di incontrare ancora altri conoscenti e di dover sentire le stesse parole insulse. Ma il prossimo che incontrò non lo riconobbe e a un terzo che fece l'atto di fermarsi passò davanti con un saluto veloce e quasi scortese. Dopo il pranzo, che consumò in una vecchia trattoria a lui ben nota, ma ora rinnovata troppo pomposamente, si recò da Böllinger, che già informato del suo arrivo in città lo salutò con amichevole calma e dopo alcune parole di cordoglio desiderò conoscere maggiori particolari circa la morte di Friederike. Il dottor Grassler riferì con voce smorsata e gli occhi bassi il triste evento all'amico di gioventù e quando sollevò di nuovo lo sguardo fu alquanto sorpreso di vedersi di fronte un signore vecchiotto e corpulento, il cui viso senza barba, che ricordava sempre come giovanile, si presentava ora assai pallido e disfatto. Böllinger si mostrò dapprima molto commosso, tacque a lungo, infine scrollò le spalle e si sedette alla scrivania, come a significare che ai sopravvissuti, anche di fronte a un avvenimento così pietoso, non restava altro da fare che rivolgersi decisi alle esigenze quotidiane. Aprì quindi un tiretto, ne prese una cartella e si accinse, mostrando il testamento e altri importanti documenti, a trattare dettagliatamente la questione dell'eredità. Poiché la defunta aveva lasciato dei risparmi più consistenti di quanto Grassler supponesse, ed egli era l'unico erede, la situazione era adesso tale che da quel momento in poi, e senza continuare ad esercitare la sua professione, egli avrebbe potuto vivere senza grandi sprechi ma comunque confortevolmente di rendita, cosa che l'avvocato gli fece capire alla fine della sua esposizione. Ma proprio in virtù di questa rivelazione, al dottor Grassler fu chiaro che per lui non era affatto giunto il tempo della pensione, anzi, aveva addirittura una vigorosa innata tendenza all'attività. E ciò affermando con vivacità, non esitò oltre a raccontare al vecchio amico la storia del sanatorio, sul cui acquisto aveva avviato utili trattative poco prima di lasciare la cittadina termale. L'avvocato ascoltava attento, si fece dare ulteriori informazioni su alcuni particolari, sembrò sulle prime essere d'accordo con le intenzioni del dottore, ma alla fine esitò ad incoraggiare seriamente l'amico a lanciarsi in un'impresa che, fatte salve capacità medica e abilità nei rapporti umani, che gli riconosceva si intende in larghissima misura, richiedeva tuttavia un certo talento organizzativo e affaristico che Grassler non aveva finora dato sufficiente prova di possedere. Il dottore, che dovette accettare quell'obiezione, si chiese se non fosse opportuno parlare ora della signorina Schleheim, che era senz'altro adatta a sbrigare questa parte del suo forse prossimo compito. Ma lo scapolone che gli sedeva di fronte sarebbe stato forse l'ultimo a mostrare la giusta comprensione per una storia d'amore così singolare. Grassler conosceva troppo bene la particolarità di Böllinger di esprimersi in ogni occasione in modo sprezzante, persino cinico nei riguardi delle donne, ed egli non sarebbe stato in grado di accettare con calma un'osservazione poco seria su Sabine. Böllinger non aveva a suo tempo nascosto all'amico di gioventù l'esperienza che aveva fatto di lui un tale misogino. A un ballo in maschera lì in città, dove una volta all'anno la società borghese soleva venire a contatto col mondo del teatro, ma anche con elementi moralmente ancora più equivoci, Böllinger si era guadagnato, per così dire fulmineamente, i favori di una signora che nessuno, neppure nel più fantastico dei sogni, avrebbe creduto capace di una tale temerità e leggerezza. Lei stessa, che neanche nell'ultima ebbrezza lasciò cadere la maschera, aveva conservato allora e quindi per sempre l'anonimato. Ma per una strana coincidenza, a Böllinger non era rimasta nascosta l'identità della donna che era stata sua quella notte. Poiché egli aveva sì raccontato all'amico l'avventura, ma sempre tacendo il nome dell'amante, ben presto non ci fu donna in città, signora o signorina, su cui Grassler non appuntasse i suoi sospetti, che si annunciavano tanto più gravi, quanto più irreprensibile era per l'opinione pubblica la reputazione e la condotta di vita della signora in questione.
Era stata anche quell'avventura a impedire a Böllinger di allacciare una relazione più intima o addirittura mirante al matrimonio con una qualsiasi concittadina. E così, stimato avvocato di una città media attenta al decoro e alla moralità, egli fu costretto ad accumulare, durante brevi, misteriosi e spesso ripetuti viaggi di diporto, ulteriori esperienze che dovettero quanto mai rafforzare la sua concezione negativa del sesso femminile. Perciò sarebbe stato shock da parte di Grassler introdurre in quel discorso il nome di Sabine, persino doppiamente sciocco, dal momento che egli aveva reso di nuovo libera e forse aveva già perduto per sempre la graziosa, pura creatura che gli si era, per così dire, gettata al collo. In base a queste considerazioni, Grassler preferì non continuare oltre una conversazione che riguardava i suoi progetti per il futuro. Disse in modo evasivo che aveva intenzione di attendere in ogni caso notizie da parte dell'impresario edile e invitò infine l'amico di gioventù, non così cordialmente come si era proposto, a fargli presto visita al Burggraben, mentre solo allora si ricordò che doveva ancora ringraziarlo per aver presieduto ai lavori per il rinnovo della tappezzeria. Böllinger rifiutò con modesti ringraziamenti, ma fu comunque contento di rivedere presto quelle stanze, che anche per lui non erano certo povere di ricordi di una gioventù purtroppo ora remota. Essi si strinsero la mano e si guardarono negli occhi. Le mani dell'avvocato erano sudate, ma neanche adesso Grassler avvertì quella commozione che aveva atteso tutto il giorno e che avrebbe potuto nobilitargli il misero ricordo di quell'ora. Un minuto dopo egli era in strada, con una sensazione quasi tormentosa di vuoto interiore. Il cielo si era rischiarato e l'aria si era fatta più dolce. Il dottor Grassler passeggiò per la strada principale, fermandosi davanti ad alcune vetrine, e provò una tenue soddisfazione nel notare che anche nella sua città natale cominciava ad annunciarsi dappertutto con chiarezza un gusto più moderno. Entrò infine in un negozio di abbigliamento maschile, dove insieme ad alcune cosette pensava di comprare un cappello. Contro il suo solito, egli scelse stavolta un modello morbido con falde abbastanza larghe. Trovò allo specchio che questo gli stava meglio dei cappelli duri che credeva di essere obbligato a portare e non poté certo considerare un'illusione il fatto che, proseguendo la sua passeggiata, nell'incipiente crepuscolo, alcuni sguardi di donne e ragazze sembrarono fissarlo con simpatia. A un tratto si ricordò che nel frattempo poteva essere giunta una lettera di Sabine. Si affrettò a tornare a casa. Erano arrivate numerose lettere, per lo più spedite ancora dalla cittadina termale. Fra esse non ce n'era nessuna di Sabine. Deluso da prima, egli si rese però conto che si era aspettato una cosa improbabile, anzi impossibile. Lasciò di nuovo l'appartamento e passeggiò ancora una volta senza meta qua e là per le strade. Più tardi gli venne l'idea di percorrere un lungo tratto col tram che fermò lì vicino a lui. Rimase in piedi sulla piattaforma posteriore e si ricordò, ora per la prima volta con leggera malinconia, che ancora al tempo in cui era un giovanetto, al posto del quartiere periferico che stava attraversando in quel momento, non esisteva altro che aperta campagna e terreni coltivabili. La maggior parte dei passeggeri erano a poco scesi, e solo allora si accorse che fino a quel momento non era comparso il fattorino. Egli volse intorno lo sguardo e notò che due occhi lo fissavano con benevola condiscendenza. Essi appartenevano a una giovane donna un po' pallida, vestita in maniera semplice ma graziosa, di chiaro, da un bel pezzo in piedi accanto a lui sulla piattaforma. «Si meraviglia che non viene il fattorino?» disse la giovane sollevando di scatto la testa e guardando allegra Grassler da sotto il nero cappello basso di paglia che teneva fermo con una mano. «Proprio così», rispose questi un po' freddo. «Il fatto è che qui non ce n'è alcuno», spiegò la ragazza. «Ma lì davanti, la vede, accanto al conducente, c'è una cassetta, butti lì dentro i suoi 10 centesimi e tutto è in regola». «Molte grazie», disse il dottore. Andò avanti, fece come gli era stato detto, tornò indietro e ripeté: «La ringrazio molto, signorina. È davvero un apparecchio molto utile, specialmente per gli imbroglioni». «Questi non avrebbero fortuna», replicò la ragazza. «Qui in città siamo tutte persone oneste». «Lungi da me si intende l'idea di dubitarne, ma per chi mi avrà mai preso la gente?» «Per un forestiero, cosa che corrisponde di certo alla realtà». La giovane donna lo guardò in viso con curiosità. «Mi si potrebbe anche chiamare così», egli rispose. Guardava in aria e, volgendosi poi di nuovo alla vicina, aggiunse: «Che specie di forestiero penserebbe che io sia?» «Ora sento naturalmente che lei è un tedesco, forse proprio delle immediate vicinanze. All'inizio però ho pensato che lei venisse da molto lontano, dalla Spagna o dal Portogallo». «Dal Portogallo?» egli ripeté e si toccò involontariamente il cappello. «No, portoghese proprio no. Conosco tuttavia un po' quella terra», aggiunse incidentalmente. «Lo credo anch'io. Lei è uno che ha viaggiato molto?» «Un po'», rispose Grassler, e i suoi occhi si illuminarono al dolce ricordo di paesi e mari stranieri. Notò con soddisfazione che lo sguardo della giovane, oltre la curiosità, cominciava a tradire anche una certa ammirazione.
ma del tutto inaspettatamente lei disse: «Devo scendere qui, le auguro ancora buon divertimento nella nostra città».